Una protesta per chiedere più asili nei quartieri popolari di Palermo. Una trentina di genitori dei bambini dell'asilo nido dell'Istituto Comprensivo Emerico Amari di via Gian Filippo in Grassia si sono riuniti in sit-in di fronte alla scuola. Il motivo della protesta nasce dalla volontà da parte dell'istituto di spostare due delle quattro classi di asilo nido nell'Istituto delle Artigianelle, ex convento di Santa Teresa in Piazza Calza. Una struttura che, secondo quanto riferiscono i genitori, è degradata e fatiscente, priva di servizi igienici adeguati e di spazi idonee alle attività ludiche e didattiche. A sostenere i genitori che hanno esposto uno striscione con su scritto "Chi picciriddi un si babbia", ovvero "Con i bambini non si scherza", anche gli attivisti del centro sociale ex carcere. Questi bambini per andare in bagno devono uscire da queste aule, farsi 5 gradini a piedi con l'ombrellino e questi bagni con le tendine, ecco, accanto ai bagni pubblici per le persone che vanno a visitare il luogo. La contraddizione è che ce ne mandano da questa scuola che ritengono sia inagibile per andare in una che realmente lo è. Hanno dichiarato questi locali inagibili. Ora perché dal 30 aprile ad oggi cos'è cambiato? Voglio vedere scritto l'agibilità adesso delle artigianelle, perché è un mio diritto.